Se disegnate una mappa, tracciate una linea che collega l'isola di Bermuda, Porto Rico, Miami e torna alle Bermuda, cosa ottenete? Il famigerato triangolo noto per aver inghiottito migliaia di navi aerei nel corso dei secoli. Ma c'è un nuovo mistero in questo luogo già enigmatico. Qualcosa è in agguato nelle acque sottostanti e sta lasciando strani indizi della sua esistenza. Splash! Il tuo sottomarino colpisce la superficie dell'acqua. Si scende di 30, 300, 600, 900 metri. Diventa sempre più buio. Le pareti del sottomarino scricchiolano mentre la pressione aumenta. Oltre 10.000 kilopascal. È come il peso di un pianoforte a coda che preme su ogni centimetro quadrato del tuo corpo. Sei arrivato a destinazione. Non resta che individuare la bestia. Appena in tempo. Tra il vuoto nero vedi un bagliore verde brillante in lontananza. Si sta avvicinando. Mentre si avvicina diventa più grande. È lui, la creatura che ha lasciato strani segni circolari su pesci, delfini, balene e persino altri squali. Ammira lo squalo tagliatore. Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni. Sarà lungo forse nemmeno poco più di un birillo, ma è un parassita. Si attacca ad altri animali marini con i suoi denti seghettati, fitti e ben serrati. Con un morso si riempie la pancia, si stacca e continua la sua giornata. Anche il suo spuntino se ne va. L'unica prova dell'attacco. Un segno a forma di biscotto sul corpo. Non credere di essere al sicuro nel sottomarino. È risaputo che questi piccoli mostri danno la caccia anche a loro. Decidi di non rischiare che lo squalo faccia un buco nell'unica cosa che ti impedisce di essere ridotto in poltiglia dall'acqua circostante. Prosegui il viaggio per incontrare altre bizzarre creature nel triangolo delle Bermuda. Al doppio della profondità troverete il pesce drago nero. A differenza di altri abitanti delle acque profonde, loro producono luce infrarossi. Il blu e il verde sono quelli usati dagli altri pesci, il che dà al pesce drago un enorme vantaggio. Si dota di una luce che gli altri abitanti marini non percepiscono. Chi vuole mangiarlo non lo intercetta, insomma, e le creature di cui si nutre nemmeno. Un abitante delle profondità marine unico è il calamaro vampiro. Né vampiro né calamaro o polpo. È una specie unica. Ha gli occhi più grandi rispetto alle dimensioni del corpo di qualsiasi altro animale sul pianeta. Quando si sente minacciato, raggomitola le braccia intorno al corpo. Insomma, si rovescia come un calzino. Un altro animale da evitare è il terrificante Unis aphroditua, che si seppellisce nel fondo del mare lasciando fuori una piccola parte del corpo. Aspetta l'ora di cena con il suo apparato boccale a tenaglia aperto. Cosa c'è sul menù? Altri vermi e pesci che possono essere 7 volte più grandi di lui. Usa le sue 5 antenne per sentire quando il pasto è vicino, per scattare. In un istante il verme si lancia in avanti e afferra la preda con il suo apparato boccale. Non ho finito. Dopo averla immobilizzata, il verme gli inietta il veleno e la tira giù nella tana per banchettare. Una delle trincee più profonde del triangolo delle Bermuda è la lingua dell'oceano, che è anche il luogo segreto di riproduzione degli squali tigre. Li riconoscerai immediatamente grazie a quelle strisce tigre grigio scuro sui lati. Sono la seconda specie di squalo predatore più grande dopo il grande squalo bianco. Grandi dimensioni, grande appetito. Mammiferi marini, squali più piccoli, razze e tartarughe verdi sono tutti sul menù. Se mai dovessi trovarti faccia a faccia con uno squalo tigre, speriamo di no, ricorda che puoi capirne l'età guardando le strisce. Si sbiadiscono nel tempo, quindi più giovane è lo squalo, più pronunciate sono le strisce. C'è un sacco di zooplancton nel triangolo delle Bermuda. Lo zooplancton è un insieme di piccoli organismi essenziali per la catena alimentare oceanica. Senti qua. Se non fossero mangiati e crescessero incontrollati, lo zooplancton coprirebbe il mondo intero con più strati in soli 4 mesi. Oh, e il più grande tipo di zooplancton è la medusa.
le meduse esistono da prima dei dinosauri. Probabilmente sai che il corpo umano è composto per il 60% di acqua, mentre quello delle meduse è al 95%. Quindi, se Siarena arriva, dopo poche ore la maggior parte del suo corpo sarà evaporato. C'è anche una medusa che vive per sempre. La medusa immortale può tornare al suo stadio di polipo e poi crescere di nuovo. Sembra qualcosa di un altro pianeta, ma non lo è. Ma delle meduse spaziali esistono. Negli anni 90 la NASA ha allevato meduse nello spazio per vedere cosa gli succede con gravità zero. Stavano bene lassù nel cosmo. Quando sono tornate sulla Terra, invece, hanno avuto problemi ad adattarsi. L'anguilla europea non è stata nello spazio, ma è piuttosto giramondo. Viaggia dall'Europa fino al Mar dei Saragassi, dove si trova il Triangolo delle Bermuda. Allo stadio larvale va alla deriva nell'oceano per 3 anni, a volte. È anche il camaleonte del mare. Nel corso degli anni l'anguilla europea cambia colore, passando dal traslucido al giallo all'argento metallico. Sono notturne e riservate, praticamente il compagno ideale da avere per uno spuntino di mezzanotte. Un calamaro gigante lungo più della metà di un campo da calcio è stato portato su una spiaggia della Florida. I ricercatori sospettano che provenisse dai pressi del Triangolo delle Bermuda. I calamari giganti sono gli invertebrati più lunghi, non hanno la spina dorsale. Hanno anche gli occhi più grandi della Terra in assoluto, come un pallone da calcio. Un'altra creatura trovata vicino al Triangolo delle Bermuda è il gamberetto di grotta. Erano così bravi a stare sulle loro che nessuno ne ha scoperto l'esistenza fino al 2011. Alcune femmine portano con sé un numero impressionante di uova. Gli scienziati hanno scoperto che una di loro aveva circa 2000 uova attaccate al corpo. Il petrello delle Bermuda è un uccello nazionale delle... sì, hai indovinato, Bermuda. È il secondo uccello marino più raro del pianeta e infatti la gente lo ha creduto estinto fino al 1951, quando furono avvistati alcuni esemplari. Ha un verso inquietante, da brividi. La cernia striata si trova solo sulle coste del sud della Florida. Questo pesce sta in agguato e coglie il suo pranzo di altri pesci, granchi e aragoste. È una specie di aspirapolvere perché inala il cibo attraverso la sua enorme bocca. Questo pesce ha anche un bel meccanismo di difesa. Come il camaleonte, cambia colore quando si sente in pericolo. A volte assume una tonalità più chiara o più scura del suo stesso colore per confondersi con l'ambiente. Insomma, potresti vederla oppure no. Se visiti il Triangolo delle Bermuda, probabilmente vedrai uno squalo martello. Usano l'iconica testa per bloccare il loro pranzo, le razze, sul fondo dell'oceano. La forma della loro testa gli permette anche una vista ottima. Possono vedere quasi a 360 gradi, tutto intorno, sopra e sotto di loro. Beh, salvo un punto cieco proprio davanti al loro naso. La tartaruga imbricata forse non fa paura, ma mangia qualsiasi cosa su cui riesce a mettere il suo becco da uccello. Spugne marine, alghe e meduse velenose. Molte cose del loro menù sono immangiabili per gli altri. Ma il loro grasso corporeo assorbe il veleno e le tossine, quindi ne escono indenni. Il Triangolo delle Bermuda ospita anche insetti bioluminescenti. Si tratta di larve che producono luce da un organo vicino alla coda. Questa luce attrae le creature più piccole, rendendogli facile catturarle. Sembrano insetti normali per la maggior parte del tempo, ma poi, con regolarità, ogni terza notte dopo la luna piena, in estate, a un'ora precisa, si illuminano. Ma tornando alle creature da incubo del Triangolo delle Bermuda, c'è lo squalo goblin. Conosciuto come fossile vivente perché è l'unico rimasto della sua famiglia. È lungo quanto un avambraccio e non sembra speciale, ma guarda attentamente quando il pasto gli si avvicina. Boom! La mandibola gli esce dalla bocca e si aggrappa alla sfortunata creatura.
Una volta che i denti si sono bloccati, la mascella torna subito nella bocca dello squalo. E sì, questa creatura condivide il pianeta con noi. È possibile stimare quante navi aerei sono scomparsi nel triangolo delle Bermuda? Queste sparizioni sono dovute a errori umani o a fenomeni meteorologici? Proviamo a scoprirlo. Iniziamo con la curiosa storia della SS Cotopaxi. Questa nave scomparve nel 1925 mentre viaggiava da Charleston, nella Carolina del Sud, a La Habana, destinazione che non raggiunse mai. Diversi anni dopo, negli anni 80 circa, venne ritrovato un relitto a circa 65 km al largo di St. Augustine, in Florida. Poiché gli specialisti non riuscivano a determinare con precisione la sua provenienza, lo soprannominarono Pearl Wreck. I biologi marini impiegarono diversi anni per scoprire che quel relitto era proprio la SS Cotopaxi. La conferma è arrivata nel gennaio 2020. Come ha fatto la nave a riapparire? E come è arrivata lì, visto che non si trovava nemmeno nel triangolo delle Bermuda? Vediamo chi ha inventato il termine triangolo delle Bermuda. È possibile individuare il triangolo su una mappa? No, non è un luogo ufficialmente riconosciuto. Il triangolo delle Bermuda non compare su nessuna mappa del mondo. Nessuno ha mai tracciato i confini esatti. Esistono solo ipotesi e le approssimazioni dell'intera area variano da 1,3 e 3,9 milioni di chilometri quadrati. Secondo le stime, avrebbe una forma vagamente triangolare. Nel 1964 uno scrittore americano di nome Vincent Aves Geddes ha avuto per la prima volta questa idea, scrivendo un articolo per la rivista Argosy. Usò Triangolo delle Bermuda per descrivere una regione triangolare che ha fatto sparire centinaia di navi e aerei senza lasciare traccia. È piuttosto difficile stimare il numero di navi e aerei perduti perché alcune navi aerei sono scomparsi senza lasciare traccia. I loro relitti non sono stati recuperati. Le storie tramandate però potrebbero aiutarci. Le leggende sul Triangolo delle Bermuda risalgono al XV secolo. A partire da quella dell'esploratore italiano Cristoforo Colombo. Navigando nelle acque dell'Atlantico alla fine del 1400, passò da questa località e vide un'enorme fiamma che sembrava precipitare nell'oceano. In seguito scorse un'insolita luce lampeggiare in lontananza nel punto esatto. Come è successo a molti altri marinai in seguito, la bussola a bordo dava segni di malfunzionamento. In tempi recenti c'è la storia del volo 19. Un aereo della Marina Militare che effettuava un sorvolo di routine nel 1945 e che diede inizio alla leggenda del Triangolo delle Bermuda. Comandato dal tenente Charles Taylor, si dice che si sia perso in quella zona senza una ragione precisa. Poiché all'epoca i piloti non avevano il GPS, dovevano fidarsi delle loro bussole e tenere traccia di quanto tempo avevano volato in una direzione specifica e della loro velocità. Poco dopo aver completato il compito, entrambe le bussole di bordo smisero di funzionare. I registri trovati dopo la scomparsa dell'aereo indicavano anche che Taylor, quel giorno, non aveva con sé un orologio. Il rapporto iniziale stabiliva che la colpa di questo sfortunato evento era da attribuire a un errore del pilota. Tuttavia, poiché molti non erano soddisfatti di questo risultato, venne successivamente modificato in cause o ragioni sconosciute dopo numerose revisioni. Bruce Gernon, un pilota sopravvissuto al disastro, ha detto di aver attraversato una nebbia elettronica che lo ha fatto viaggiare nel tempo mentre passava sul triangolo. Era il 1970 ed era al comando del suo aereo quando il velivolo venne circondato da due enormi nuvole che formarono un vortice e si mossero a spirale. Come molti altri prima di lui, si accorse che i dispositivi di navigazione non funzionavano. Quando alla fine riuscì a uscire da quelle nubi, scoprì che il suo volo era durato solo 35 minuti, mentre avrebbe dovuto impiegarne 75. Non avendo altre spiegazioni ragionevoli, ritenne di essere stato spinto in avanti nel tempo. Non sono solo le nuvole dall'aspetto strano a essere state avvistate sopra il Triangolo delle Bermuda. Nel 2014, un pilota si è quasi scontrato con un oggetto volante che non fu in grado di identificare. Alcuni di questi strani incontri sono stati addirittura registrati. È il caso di un volo dell'inizio del 2015, i cui passeggeri hanno notato un curioso oggetto che fluttuava sopra l'oceano. I piloti non sono ancora riusciti a capire cosa abbiano effettivamente visto. Ok, non tutte le possibili spiegazioni sono così insolite.
Anche gli oceanografi, per esempio, hanno cercato di spiegare perché da queste parti spariscano tante navi. Recentemente hanno rispolverato una vecchia teoria, le onde anomale. Immensi muri d'acqua che spuntano all'improvviso. Se più onde di questo tipo sorgono contemporaneamente, si sovrappongono come un sandwich. Una sola onda può superare i 10 metri di altezza, quindi possiamo immaginare cosa succede se ci sono più onde anomale. L'onda risultante può superare i 30 metri. Questo tipo di onde può superare rapidamente anche le navi più grandi. Anche i meteorologi hanno trovato una loro spiegazione, le nubi esagonali. Questi insoliti fenomeni nuvolosi possono generare venti fino a 270 km orari. Alcuni raggiungono un diametro compreso tra i 32 e gli 88 km. Per questo motivo le onde con venti del genere possono raggiungere i 14 metri di altezza. Anche la forza magnetica della Terra potrebbe avere a che fare con questo fenomeno. Nel triangolo delle Bermuda, le bussole puntano verso il nord vero, il polo nord geografico, piuttosto che verso il nord magnetico, che è mutevole. Alcuni hanno persino spiegato che la perfetta sovrapposizione di questi due punti nel triangolo può causare un fenomeno magnetico che metterebbe fuori uso i dispositivi di navigazione. Si tratta della linea agonica. Il problema è che gli scienziati hanno scoperto che questa linea si sposta ogni anno. A un certo punto potrebbe essere passata attraverso il triangolo, ma al momento attraversa il Golfo del Messico. Altri strani fenomeni naturali osservati lungo la costa norvegese potrebbero contribuire a spiegare perché il triangolo delle Bermuda ha fatto vittime così tante navi. Esistono alcuni crateri che misurano fino a 8 km di larghezza e 48 metri di profondità. Gli scienziati ritengono che siano stati creati da bolle di gas metano che fuoriesce da alcuni depositi naturali nascosti nel fondale marino. Quando il gas raggiunge una certa pressione esplode, provocando eruzioni in superficie. Ma i piloti e i capitani delle navi evitano quest'area oggi. È per questo che le navi che si perdono in questa zona sono meno numerose. Probabilmente se hai mai volato da Miami a San Juan, Porto Rico, saprai che non è vero. Per quanto riguarda le navi, se la gente evitasse sul serio il triangolo delle Bermuda, scomparirebbero le vacanze ai Caraibi. Ancora oggi ci sono molti voli che passano sul triangolo, quindi è chiaro che nessuno lo evita. Questo luogo si trova lungo una delle rotte di navigazione più trafficate al mondo. Attualmente il triangolo delle Bermuda ha un intenso traffico giornaliero, sia via mare che aerea. Ma quest'area è effettivamente soggetta a tempeste tropicali e uragani molto spesso. Teniamo presente che la corrente del Golfo, corrente oceanica che provoca forti cambiamenti nel clima a livello locale, attraversa il triangolo delle Bermuda. Inoltre, il punto più profondo dell'Oceano Atlantico, l'abisso di Milwaukee, si trova nel triangolo. La fossa di Porto Rico raggiunge in quel punto gli 8.380 metri sotto il livello del mare. Quindi, l'intero mistero è una perfetta combinazione di errori umani, maltempo e un alto numero di navi in transito. La conferma è arrivata dai dati forniti dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti. Se si considerano le percentuali, il numero di navi o aerei che scompaiono nel triangolo delle Bermuda, non è diverso da quello di qualsiasi altro luogo. Le sparizioni non avvengono più spesso che in qualsiasi altra regione dell'Oceano Atlantico. Le statistiche ufficiali dicono che circa 50 navi e 20 aerei sono scomparsi in questa regione. Anche per questo motivo il numero totale è difficile da individuare. Nessuno potrebbe descrivere il salvataggio di una nave nei registri ufficiali se l'imbarcazione risulta scomparsa. Ci sono anche alcuni eventi che, a quanto pare, non si sono verificati affatto e che si sommano alle false segnalazioni. Come quello di un incidente aereo avvenuto nel 1937 al largo di Daytona Beach, in Florida, di cui i giornali locali, sorprendentemente, non hanno riportato nulla. In questo posto sono scomparsi più di 50 navi e 20 aerei, a partire dalla metà del XIX secolo. Non lo troverai usando una normale mappa cartacea, perché non è una regione ufficiale dell'Oceano Atlantico. È solo una piccola superficie marina a forma di triangolo situata non lontano dalla costa sudorientale degli Stati Uniti. Nel XX secolo questo luogo è diventato una leggenda. Alcuni credono sia la sede di una base segreta, altri sono convinti si tratti di un portale temporale. Le navi vengono catturate da una forte tempesta e viaggiano nel passato o nel futuro.
C'è anche una teoria che sostiene che sotto al triangolo delle Bermuda si trovi la città di Atlantide, le cui tecnologie creano esplosioni di energia e distruggono le navi. Anche gli aerei scompaiono in quest'area. Questa storia ha preso così piede che ormai se succede qualcosa di strano nell'oceano, tutti pensano che sia in qualche modo collegato al triangolo delle Bermuda. La paura del triangolo ha assunto sempre più popolarità grazie a libri e a film. A registi, scrittori e giornalisti piace usare questo tema, ma in queste opere i fatti sono spesso inventati. Puoi scoprire tu stesso la verità su questo posto se approfondisci un po'. Per prima cosa, confutiamo le teorie più deboli. Oggetti spaziali, Atlantide, viaggi nel tempo. Queste leggende sono apparse a metà XX secolo. Prima non erano stati registrati fenomeni misteriosi di alcun tipo. Semplicemente le persone si sono accorte che ci affondavano molte navi e poi uno scrittore ha scritto un libro in cui Atlantide è sotto al triangolo delle Bermuda. L'autore non ha fornito nessuna prova, ma ha descritto questa ipotesi in modo molto convincente. Alla gente è piaciuto, perché leggere storie segrete è accattivante per la psiche umana. Quando scopri qualcosa che nessuno conosce, ti senti speciale e ovviamente inizi a crederci. Quindi questa è stata una delle ragioni per cui il libro del Triangolo delle Bermuda è diventato così popolare. L'autore ci ha guadagnato bene, quindi anche altri hanno pensato di arricchirsi allo stesso modo. Da allora sono apparse altre fantastiche teorie su viaggi nel tempo e basi segrete. Dopodiché hanno iniziato a girarci documentari. Tutte queste opere sulla natura mistica del Triangolo delle Bermuda non sono basate su fatti reali, ma su teorie di altri libri. È impossibile trovare la verità in questo caos. Ad alcuni piace proprio scoprire segreti, non importa che siano falsi. Ma puoi sempre scoprirla, la verità, se davvero vuoi. Prendi una leggenda qualsiasi e cerca di trovare fonti che ne attestino la veridicità. Molto probabilmente troverai solo libri e film non scientifici. Ci sono anche cose più realistiche sul Triangolo delle Bermuda e non meno interessanti. Un'ipotesi sostiene che le navi scompaiano a causa del metano, che si trova sotto al fondale marino in quest'area. A volte il metano si libera e sale in superficie, e non appena entra in contatto con l'acqua, assume la forma di bolle giganti, che agitano l'acqua creando onde enormi che fanno capovolgere le navi. Questa teoria è abbastanza realistica. Questo fenomeno in natura esiste, ma non nel Triangolo delle Bermuda. Nessuno dei numerosi studi ha confermato la presenza di una maggiore concentrazione di questo gas. Qui l'ultima eruzione di metano si è verificata circa 15.000 anni fa. Un'altra teoria realistica è quella delle onde anomale, che si formano senza tempeste o venti. La superficie dell'acqua calma può trasformarsi in una grande onda dell'altezza di un edificio di 5 piani in 3 secondi. Fa affondare una nave e poi scompare rapidamente. Il mare si calma di nuovo, come se non ci fossero le onde. Alcuni scienziati ritengono che questo fenomeno si origini con una corrente marina di superficie che si scontra con un forte vento contrario, ma comunque nei casi registrati non c'era vento. Un'altra versione dice che l'onda nasce dalla collisione di correnti calde e fredde. Ma la teoria più interessante sostiene che sia il vampirismo cinetico a formare le onde. In determinate condizioni naturali, le onde possono scambiare energia cinetica, e tra tutte le onde ce n'è una più grande che assorbe l'energia da tutte le altre. Quando ha accumulato abbastanza forza, ribalta le navi. Questo spiega la forza dell'impatto e l'improvvisa scomparsa delle navi. Sembrano tutte teorie logiche, ma gli scienziati non riescono ancora a capire la natura di questo fenomeno. Sì, le onde anomale possono trasportare le navi sott'acqua, ma non solo nel Triangolo delle Bermuda. Queste onde sono rare in tutto il mondo. Quindi passiamo alla teoria successiva. Alcuni soggetti passati in questo punto hanno riferito che i loro dispositivi di navigazione erano diventati instabili. La bussola e l'elettronica si sono guastate. Il segnale e le comunicazioni radio sono andate perse. Dobbiamo guardare il triangolo dallo spazio per scoprirne la ragione. Se usi sensori e dispositivi speciali, vedrai che al di sopra del triangolo delle Bermuda il campo magnetico terrestre si indebolisce. Questo campo è uno scudo che ci protegge dalle radiazioni solari.
Gli astronauti della ISS hanno affermato che il triangolo riceve più particelle del Sole rispetto a qualsiasi altra parte del pianeta. Pertanto, l'elettronica è instabile in quest'area. Ma questi episodi non si verificano con satelliti e altri oggetti spaziali che volano all'interno dell'atmosfera del nostro pianeta. Aree con un campo magnetico indebolito esistono in tutto il mondo e non interrompono quasi mai la navigazione. Ciò significa che le navi e gli aerei funzionano stabilmente in tali condizioni. Tuttavia, in questo posto le bussole non funzionano bene. Potrebbe essere che qualche anomalia magnetica influisca sui sistemi di navigazione? Questa teoria è stata confutata in fretta. Gli scienziati controllano regolarmente la mappa magnetica di questa regione e non vi ravvisano deviazioni dalla norma. La ragione del funzionamento instabile di una bussola non è un'anomalia. Il triangolo delle Bermuda è uno dei pochi posti sul pianeta in cui il vero nord e il polo magnetico coincidono. Il vero nord è il polo nord geografico. Il polo magnetico si muove costantemente intorno al globo direttamente verso nord. A volte questi poli si incontrano e causano un fenomeno chiamato linee agoniche. Se ti trovi sotto questa linea, la tua bussola si comporterà in modo strano e non ti indicherà il vero nord. Ecco perché all'inizio del XX secolo sono scomparse così tante navi in questo punto. Le persone usavano le bussole normali, non esistevano le tecnologie di navigazione moderne e una bussola malfunzionante poteva portare a conseguenze disastrose. Immagina di essere il capitano di una nave, diciamo nel 1901. La tua bussola ti guida, sai che devi sempre navigare verso nord per arrivare sulla terraferma. Quindi entri nel triangolo delle Bermuda, guardi la bussola e noti che la posizione della freccia è leggermente cambiata. Ora devi muoverti in un'altra direzione. La direzione è sbagliata, ma ancora non lo sai. Prendi la rotta sbagliata e finisci nella regione dei Caraibi. Questa zona è piena di piccole isole e il fondale qui non è profondo. La tua nave finisce su una secca, quindi sei bloccato e non hai idea di dove ti trovi. È così che alcune navi sono scomparse in questa regione. Ma se avessi avuto il GPS, non avresti perso la rotta e avresti navigato in sicurezza. A proposito, ora nel XXI secolo puoi usare una bussola senza problemi qui, poiché il polo nord magnetico non incontra più quello vero sul territorio del triangolo delle Bermuda. Le linee agoniche sono da qualche altra parte in questo momento. Ma comunque, per qualche ragione, le navi ancora ci si perdono qui. E ora arriviamo alla soluzione più inaspettata del problema del triangolo delle Bermuda. Sì, in questa zona le barche a volte scompaiono, e la ragione di questo è acqua, oceano, natura, chiamala come vuoi. Purtroppo le navi affondano in tutto il mondo. Non aver paura del triangolo. Ci sono posti nel territorio dell'Oceano Atlantico in cui scompaiono più barche, e il triangolo delle Bermuda non è nemmeno tra i primi 10. Ma perché nessuno li conosce? Perché su quei posti non ci hanno scritto nulla. Una delle rotte navali più popolari dell'Atlantico passa attraverso il triangolo delle Bermuda. Riesci a indovinare statisticamente dove si verificano la maggior parte dei naufragi? In un posto con molti velieri, cioè in questa regione. L'unica affermazione vera sul triangolo delle Bermuda sono le tempeste frequenti, ma il maltempo e il mare in tempesta non sempre fanno affondare le navi. Inoltre, in questo territorio si formano spesso uragani. La regione delle Bermuda ha un'alta pressione atmosferica che devia le nuvole temporalesche verso il triangolo. I forti venti e le grandi onde possono far affondare le navi e i fulmini possono danneggiare gli aerei, certo, ma non sempre nello stesso posto. Quindi ecco, non incolpare il triangolo per tutti i problemi. È un posto bellissimo e pittoresco che attrae molti turisti. Un flash luminoso alla tua sinistra. Boom! Da dove viene quel lampo? Il tuo aereo trema e gli strumenti di navigazione smettono di funzionare. Un minuto fa il cielo era blu limpido, mentre ora è buio pesto. I tuoi sensi vanno in tilt. Non capisci più da che parte sia l'alto o il basso. È una strana sensazione. Sei al di là del tempo e dello spazio. I fulmini arrivano da tutte le direzioni. Le nuvole circondano il tuo aereo e lo avvolgono in un vortice. Afferri i comandi e ripeti a te stesso. Ne uscirò, ne uscirò. Attraverso le spesse nuvole scure vedi un raggio di luce. È la tua unica possibilità. Riesci a dirigere l'aereo verso la luce come una falena verso una fiamma.
E whoosh! Ti stacchi dal terribile vortice. La strumentazione riprende a funzionare, l'aereo non trema più. Sei salvo! È proprio così che i piloti che hanno affrontato l'anomalia del triangolo delle Bermuda descrivono le loro esperienze. Beh, almeno nei programmi televisivi. L'enorme porzione di oceano tra Miami, Bermuda e Porto Rico rimane una delle zone più misteriose del pianeta. Ma non è la sola. Anche l'Alaska ha un suo triangolo. Dalla fine degli anni Ottanta, 16.000 persone sono scomparse proprio in quell'area. I testimoni oculari del misterioso triangolo delle Bermuda parlano di nebbia fitta, fulmini, sfere luminose e allucinazioni. In Alaska tutto è un po' più complicato. Persone, aerei, navi spariscono senza lasciare traccia. Non esiste alcun testimone in grado di raccontare questi eventi. Nel 1950 un aereo decollò da Anchorage, Alaska, diretto a Great Falls, nel Montana. Trasportava 8 membri dell'equipaggio e 36 passeggeri. 2 ore dopo il decollo, il capitano comunicò via radio che tutto andava bene. Poi, silenzio. L'aereo lungo 30 metri sembrò evaporare nel nulla. Un gruppo di 85 aerei e circa 7.000 persone cercarono l'aereo. Nessuna traccia. Nemmeno una vite, un bullone, niente. Quell'aereo ha reso famoso il triangolo dell'Alaska. Osservandola sulla mappa, è una zona selvaggia e per lo più non popolata, compresa tra Anchorage, Barrow e Juneau. Unendo i puntini, otteniamo un triangolo sconfinato. Potremmo inserirci l'intero stato dell'Oregon, ben 2 volte. Leggendo in giro è possibile trovare notizie su un mucchio di aree principali del pianeta dove continuano ad accadere cose strane. E parliamo di terra, mare, deserto, giungla. Gli scienziati si pongono sempre molti interrogativi riguardo questi luoghi. Tutti hanno in comune estreme anomalie elettriche e magnetiche. La scomparsa di aerei e navi, visioni paranormali da parte di testimoni oculari. Ecco una piccola lista di zone misteriose. La gola del bambù nero, in Cina, sembra il set di un film dell'orrore hollywoodiano. Qui tutto è inquietante e misterioso. Ah, perfetto! Immagina una foresta di bambù che si estende per un'altezza di 40 metri. Le piante vivono estremamente vicine l'una all'altra e a malapena lasciano entrare la luce del sole. Una strana nebbia aleggia nell'aria. Da dove viene e perché è sempre lì? Nessuno lo sa. E i misteri non finiscono qui. Per secoli molte persone sono scomparse nella vasta foresta. Gli scienziati credono che la colpa sia della folle geologia del sito. Nel terreno possono formarsi improvvisamente delle aperture abbastanza grandi da inghiottire alcune persone. Inoltre le condizioni meteorologiche sono estremamente mutevoli e, probabilmente, gli alberi caduti a terra rilasciano una specie di vapore velenoso. In India troviamo una lunga strada che attraversa il Ladakh, si chiama strada magnetica. Pende verso l'alto e sembra violare le leggi della gravità. Ecco cosa succede. Si guida fino ai piedi della collina, si spegne il motore e si scende dall'auto. L'auto inizia a muoversi in salita, raggiungendo anche una velocità di 20 km orari. Com'è possibile? Teoria 1. La collina ha un'attrazione magnetica incredibilmente forte, in grado di attrarre le auto quando si avvicinano troppo. Si suppone che l'aviazione indiana eviti di volarci sopra per evitare qualsiasi interferenza con le loro attrezzature. Teoria 2. È solo un'illusione ottica. Le colline intorno sembrano molto distanti e un effetto ottico fa apparire questa strada in salita, ma in realtà non è così. L'enorme lago Michigan sembra più un mare che un lago. Tanto che negli ultimi 400 anni ha visto scomparire 6.000 navi. Perché? Anche questo lago ha il suo triangolo misterioso e in realtà ci sono più misteri irrisolti qui che nel famoso triangolo delle Bermuda. Nel 1950 il volo 2501 da New York a Minneapolis scomparve sopra il lago. Il destino dei 3 membri dell'equipaggio e dei 55 passeggeri è ancora oggi sconosciuto. Nel 2007 un professore di archeologia subacquea, durante un'ispezione sul fondo del lago Michigan, trovò delle pietre disposte in un cerchio a 12 metri di profondità. Assomigliavano a quelle di Stonehenge, in Inghilterra, ma perché erano sul fondo di un lago? Chi le aveva messe lì? Gli archeologi hanno scoperto anche un disegno inciso su una delle pietre. Sembra il disegno di un animale. Questo tipo di incisioni non sono una novità. In questo caso però il disegno sembrava rappresentare un mammut ed è stato probabilmente scolpito circa 10.000 anni fa. Dormire è molto difficile per i venezuelani che vivono nelle vicinanze del lago Maracaibo. Proprio nel punto in cui il fiume Catatumbo sfocia nel lago, si verificano enormi tempeste che possono durare fino a 10 ore, 260 giorni all'anno. Sono più di 1 milione di fulmini sul lago ogni anno. Gli scienziati non sanno esattamente quale sia l'origine dei lampi quotidiani.
Alcuni pensano che sia dovuto al gas metano che fuoriesce dal terreno. Altri danno la colpa ai depositi di uranio nel suolo. Oggi però la maggior parte dei ricercatori è sicura che i fulmini siano causati dal tempo. L'aria fredda della montagna si scontra con l'aria calda del lago. Il risultato? Una grande quantità di umidità e attrito, la combinazione perfetta per queste scariche elettriche naturali serali. Ovviamente il rumore prodotto da questo fenomeno può risultare fastidioso per chi vive nelle vicinanze, ma la zona è davvero importante per il pianeta. Aiuta a rigenerare il nostro vitale ozono atmosferico. E finalmente arriviamo al luogo che ha originato tutto questo, il Triangolo delle Bermuda. Aerei, navi, tutti spariti senza lasciare tracce. Le teorie sono infinite. Gli scienziati pensano addirittura che ci possa essere un enorme meteorite in fondo al mare, in grado di emettere una propria energia elettromagnetica. Questa fonte subacquea potrebbe aver mandato in tilt le apparecchiature di navigazione di tutti i mezzi di trasporto. I ricercatori pensano che causasse problemi già ai tempi di Colombo, quindi è attiva già da qualche secolo. Per quanto riguarda l'Alaska, le anomalie magnetiche sono un gioco da ragazzi. Da queste parti la tua bussola potrebbe dare un'indicazione sbagliata di 5,30 o anche 60 gradi. Ma il malfunzionamento delle attrezzature non è sufficiente a spiegare la scomparsa di così tanti aerei e persone in questo enorme stato. L'Alaska è un territorio selvaggio, alte montagne, foreste infinite, neve d'inverno e caldo intenso d'estate. Troviamo anche 3 milioni di laghi, 12.000 fiumi e circa 100.000 ghiacciai. La densità abitativa è di 2 persone ogni 5 km quadrati. La California ne ha più di 500. Potresti camminare per giorni, settimane, anche mesi senza vedere nessuno, tranne forse un orso o due. Inoltre i giorni e le notti possono davvero assomigliarsi a queste latitudini estreme. I turisti di tutto il mondo sognano di venire in Alaska per vedere il pianeta come era prima, libero dalla giungla di cemento, senza strade infinite circondate da fabbriche e campi coltivati. Ma questo non è solo un bellissimo ambiente, è anche un luogo incredibilmente pericoloso. È possibile perdersi nella foresta, finire il cibo, rimanere bagnati per giorni, perdere la bussola o il GPS. Nelle dure condizioni dell'Alaska, il pericolo è sempre dietro l'angolo e la maggior parte dei vacanzieri non è preparata a questa eventualità. L'80% delle comunità dello stato non ha un collegamento stradale. Nel selvaggio West i cavalli trasportavano persone, beni di consumo e informazioni. In Alaska è tutto merito degli aerei. L'Alaska ha 9.000 aerei e 8.000 piloti, in costante aumento. Significa più di un pilota ogni 100 abitanti. Cambiamenti improvvisi del tempo, forti piogge torrenziali, tempeste di neve e nebbia. Non sono gli ingredienti migliori per un volo tranquillo. Le ali degli aerei in Alaska possono ricoprirsi di ghiaccio. La nebbia può nascondere le cime delle montagne innevate e le forti raffiche di vento possono portare un piccolo aereo fuori rotta. Questo è quello che i piloti devono affrontare ogni volta che decollano. Ma quindi, quell'aereo scomparso? Gli investigatori credono che quel Douglas C-54 Skymaster sia scomparso a causa del maltempo e che i detriti siano stati coperti dalla neve o siano caduti in un lago. Il 5% dell'Alaska è coperto da ghiacciai, disseminati di crepacci, alcuni abbastanza grandi da contenere una persona, alcune persone o anche un intero aereo.